È un'operazione di ascolto, noi ascoltiamo la società civile, i corpi intermedi, gli esperti, i tecnici, per fare il programma. Perché vede, noi, contrariamente a Renzi, non abbiamo la scienza infusa, lui sa tutto. Noi invece vogliamo ascoltare, vogliamo capire, vogliamo interpretare quello che sta succedendo in Italia. Abbiamo qualche idea anche noi, naturalmente. E sulla base poi di questo ascolto, che avviene qui, ma avviene anche in altre parti del nostro paese con convention simili, redigeremo il nostro programma di Forza Italia, che poi presenteremo agli altri partners del centro-destra. A proposito di partners e alleanze, sono giorni di poca chiarezza da parte di AP. Lei cosa dice, come finirà? Chi è AP? Alfano? Ah, Alfano va con Renzi, e lui va con Renzi, i suoi elettori verranno con noi. Siamo a Milano, in Lombardia, dove Alleanza Popolare ha una situazione un pochino diversa. Posso dirle, la cosa non mi interessa proprio, è che Lupi faccia quello che vuole. Lupi ha fatto il ministro, poi è stato cacciato, Lupi ha fatto il capogruppo di AP, adesso pare che non sia d'accordo con Alfano. Lupi, le ricordo a tutti noi, è stato eletto con Berlusconi, quindi sono storie finite. Quella di Alfano e di tutti quelli che, pur di mantenere una poltrona, tradiscono il loro elettorato. L'elettorato di Alfano è un elettorato di centrodestra. L'elettorato verrà con noi, Alfano andrà con il PD. Auguri, pace all'anima. Senta, lei ha dato il benvenuto invece a Scelta Civica, che invece si è schierata. Ecco, quale contributo può dare alla nuova coalizione? Ma Scelta Civica è un partito di centro, erano gli ex elettori di Monti, evidentemente dopo tutte queste fasi che si sono succedute dal 2013 ad oggi, ha fatto una scelta, io penso coerente, di centro-centrodestra, e quindi si aggregherà alla quarta o quinta gamba o al quarto o quinto petalo liberale centrista, e sarà un contributo ovviamente per la vittoria del centrodestra. Ma secondo lei la competizione sarà tra il centrodestra e i 5 Stelle, oppure c'è anche il PD? Perché Renzi ieri ha detto che, insomma, che lui fa, anche il PD fa parte della partita. Ma vede, in questo la domanda di Floris a Scalfari secondo me è sintomatica. Ormai il PD di Renzi è finito, non è più in competizione, e la competizione sarà tra centrodestra unito e il Movimento 5 Stelle, e vedremo cosa sceglieranno gli italiani autonomamente nella loro libera coscienza. Ormai con la rottura a sinistra, con una sinistra, quella di D'Alema, di Bersani, probabilmente di Grasso, in competizione soprattutto sui collegi uninominali, il rischio è che il povero PD di Renzi non ne vinca neanche uno nell'Italia appenninica, nell'Italia rossa, e quindi farà una brutta fine. Devo dire, non me ne importa più di tanto, dico solo, per rispondere alla sua domanda, molto probabilmente a competere per il governo del paese sarà il centrodestra unito e il Movimento